Eccomi qua ragazzi, in questo nuovo test mode sono qui per presentarvi questa Kaweco Double Twin Shift. Gli autori sono 4, ma non mi ricordo manco uno, quindi vabbè, metterò uno degli autori, poi metterò il link in descrizione, ovviamente dal sito ufficiale, potete scaricarlo anche tramite gioco. E niente, la Kaweco è una ditta olandese che produce butti per lo spargimento dei liquami, sia interrato che in superficie, almeno da quello che ho visto nei vari modelli che sono disponibili nel sito. Produce anche attrezzi per l'interramento dei liquami, come ad esempio questo qui, vedete? Questo qui è un attrezzo di loro produzione. E poi produce anche carri per il trasporto dell'insilato, quelli come ad esempio il Cargos e Bergmann e altri marchi che fanno questo tipo di rimorchi. Potete vedere, non è fatta niente male, veramente ottima. In teoria questo qua viene da Farming 15, se non ricordo male. C'era un altro. Anche lì hanno fatto questo tipo di voti qua, quindi so se le abbiano rifatte o le abbiano semplicemente convertite e sistemate, ma comunque vedete che non è male, anzi, veramente ben fatto. Scatola degli attrezzi. Cos'è stravagante? Grande vino. Ah, qua c'è scritto che è pure in olandese, quindi ottimo. Holland, ecco, vedete. Conferma che è olandese. E vabbè, qui avete. Vabbè, questo qua è il bocchettone per mettere il tubo. E avete bisogno della hose system che. Praticamente una mod che vi aggiunge fida di usare questi tipi di tubi qua, andate in mano, collegate qui, appena vi siete vicini qua, sì, magari se li mettete in un modo un po' più cristiano, con destro lo sganciate, mentre con sinistro lo prendete, dicono neanche perché me l'attacco, cioè io voglio prendere questo qua, boh, oh là, perfetto, andate qui, ed clicco a sinistra per agganciare tubo flessibile liquame, là. Adesso qua io premo ancora il tasto sinistro, mi si chiude, cioè si apre la sala sinistra e mi blocca il tubo. Questa qui è solo una cosa estetica, quindi non è che se voi usate questo modo qui cambia qualcosa. Se magari volete essere realistici, avete una mappa che richiede, non so, l'utilizzo di questo modo qua, dei tubi, allora potete usarla, se no non cambia niente, è solamente un fattore estetico nella maggior parte delle mappe. Poi qua vediamo, vabbè, qua c'è il porto tubo, quindi se io volessi potrei anche magari tentare di caricarlo su, anche se qui non mi viene indicato nulla, anche perché cioè come cavolo faccio a ficcare il tubo dentro qua se già tanto si riesco a ferrarlo, vedete, adesso così cade e basta, cioè non ho, è un casino tirarlo su sto tubo qua. Boh, vabbè, dovete aver ben fatto tubi idraulici per una cosa che faccio vedere dopo, tubi per la ricollezione della pressione dei pneumatici, che qua vedo che funziona veramente anche se è poco visibile, perché ovviamente qua nel gioco non fate molto caso. Le pulsanti per il comando del terzo punto, vedete qui, sì, il terzo punto, i braccetti qua del sollevatore, su e giù, anche qua su e giù doppi. Qua avete, vabbè, secondo la parte che riguarda il comando del pescante, e anche il comando qua del sollevatore qui della cabina. Qua avete tutto quanto il sistema che riguarda il carico e scarico della botte, vedete, il liquame va da qui, da qui poi va a finire qua sopra, da qua esce, qua c'è un tubo che poi viene collegato all'attrezzo che vedete lì. Tuttavia funziona con altri attrezzi, solo che qui il tappo, qui il coperchio scompare, ma non è fuori il tubo, quindi è solamente funzionante veramente per quel tipo di attrezzo lì. Potete usare altri attrezzi, ma non è molto realistico. Qua avete la proboscide, che non mi ha detto che si chiama proprio proboscide, tutto il componente, tutto quanto la parte da qui fino al tubo qui, tutto a proboscide, non è pescante né niente, tutto proboscide. Poi qua avete una scatola che in teoria è tutta la parte idraulica, tutte altre robe. E adesso vi faccio vedere un pochettino di colorazione che ha. Ecco qua, sganciamo la botte, no, vedete anche il realismo qua nel tubo qua che si muove, vedete? Bella, una cosa che mi piace molto vedere queste cose qua, perché la Kaweco fa tubi flessibili e non rigidi, come noi magari italiani. Configura, avete. Aspetta un attimo, no, non ti ho detto di prendermi il tubo. Aspetta che mettiamo qua. Allora, avete possibilità di mettere vari colori, avete questi due colori qui. Poi avete ruote standard, ruote Nokian Tyres, stradali e standard, Nokian Tyres fanno cagare. Qua avete rosso o grigio. Qua avete design black o standard, mettiamo design standard. Qua avete questo modello, questa è una roba qua. Se
sono le gomme Nokian, dovrebbero andare bene, magari forse per, credo, sì, beh, vanno bene per magari quando avete interrare del liquame nei campi di erba. Poi avete in black, vediamo cosa cambia. Dai fuori. Ok, sì, cambia il fatto che non mettere l'adesivo colorato nella Kaweco. E lasciamo così, standard. Facciamo colore normale, se no quel verde là mi sembra verde vomito. Questa qua è la versione standard. Adesso io attacco la botte. Faccio vedere anche alcune cose, alcuni comandi che può avere questa botte qua, che è molto molto interessante. Innanzitutto, allora, you are driving too slow, speed up. Voi premendo il tasto X cosa fate? Allargate la carreggiata. In questo modo cosa succede? Succede che poi dovete andare a una certa velocità, se no non funziona. Succede che la carreggiata si allarga e quindi voi quando siete in un campo, dato che pestare con la ruota del trattore, con la ruota della botte stessa, vedete che non pestate. Voi avete, non so, la gommatura standard o gommatura un po' più larga, vedete che le gomme passano esattamente al centro tra le gomme, queste qui centrali e quelle laterali, vedete? Quindi è un sistema che aiuta a non pestare, è un'alternativa al sistema a granchio che ha l'Uxerion, o che magari possono avere anche altre botti. Se qua premo X devo andare al massimo 18 km/h, 18-19 mi pare che siano, vabbè, 19 massimo o 20, no, 19 massimo, e si richiude la botte. Altra cosa che potete fare è che in teoria questa qui è sull'estetica. Vedete, con Z cambia direzione pompa, svuotamento o riempimento. Vedete? Quindi se io premo B, beh, tanto qua non funziona perché non ho l'attrezzo, quindi non svuota niente, perché alla fine non ha nessun punto in cui possa svuotare. Neanche qui sopra, perché qui sopra è chiuso. Questo qui non poteva solamente con l'attrezzo apposito. Poi con Y potete sgonfiare le gomme e renderle a. Vedete, qua c'è anche l'indicatore che vi indica i bar, cioè quanto le gomme si stanno sgonfiando. Vedete, 3,92, 3,90, 3,85, 3,86. Vedete che le gomme, a mio parere, vedendo qui, pare che si stiano sgonfiando. Ecco, vedete, si sgonfiano un pochettino e diventano delle gomme un pochettino più flosce, in modo da diciamo aiutare il trattore. E anche attraverso il sistema che avevo fatto vedere prima del estendere le quattro gomme che avete, aiuta a non compattare troppo il terreno. Vedete, ecco, infatti vedete che adesso si vede l'effetto. Vedete che le gomme sono, diciamo, più afflosciate, ecco, vedete. Si gonfiano a 0,5 bar, che è una roba bestiale, vedete, guarda che roba. Bel sistema, veramente mi piace moltissimo. Peccato che qui su Farming non abbia un effetto, diciamo, reale, ecco, solamente normale, cioè non cambia nulla, ecco. Qua vedete, gonfiamo le gomme e tornano come prima, piano piano si stanno rigonfiando. C'era anche sul 15 con l'Oxerion 3008 di Bayerbua, solo che lì, vabbè, era una cosa fatta molto complicata. Adesso invece qua pare che sia una cosa che diventi normalissimo ormai, però che bene, nel 19 non credo che sia una cosa, diciamo, essenziale, non avendo terreno dinamico e altro. Neanche su Cattle Crops non lo so, ma comunque sarebbe una cosa interessante da vedere. Dato che sentite il sibilo qua della pompa che pompa aria nelle gomme, e ecco, finito, le gomme sono praticamente come prima e a posto. Qua adesso c'è, allora, un lock fill arm con J, bloccate il tubo, questo qua. Anche se, cioè, non riesco a capire questa roba qua. Cioè, mi dici che devo bloccarlo e poi mi fai che devo sbloccarlo. J. Là. Vedete, boh. Vabbè, io muovo col tasto sinistra, destra. Poi avete il tasto. Ah, ma non mi muove tutto quanto il resto. Ah, ok, è fisso soltanto. Altre cose, non c'è altro. E space è del trattore. E niente, non c'è altro. Comunque è veramente ben fatta. Adesso ve la faccio provare anche ve la faccio vedere anche in campo, così vedete un pochettino come lavora. Boh, eccomi qua in campo di spiegarmi il nostro attrezzo per l'interramento dei liquami. In poche parole, è un attrezzo che ha delle zappe qui anteriormente e fanno dei solchi, e dopo, dietro queste zappe qui ci sono questi tubi qui che buttano dentro il liquame nel solco
Il solco poi resta un po' aperto, un po' si richiude e lì il liquame viene buttato sotto e quindi aiutano il terreno a assorbire meglio questo liquame, può essere digestato di biogas, può essere anche pipì di mucca o di porcello, quello che volete. Quindi fa anche meno puzza e la gente rompe meno le balle, anche se lì non hanno campi immensi e per loro sono campetti, ovviamente perché ci sono abituati. Adesso qua. Vedete, tutto quanto ben collegato, questo attrezzo è su, quindi si collega perfettamente, si toglie il coperchio che c'è qua sopra. Qui si collegano tutte quante le parti idrauliche, vedete questi quattro distributori. Vanno a collegarsi qui. Questi due cilindri idraulici che sono per sollevare, cioè per ripiegare l'attrezzo, mentre gli altri servono per la parte elettrica, vedete. Quattro frecce, destra e sinistra. Fari, tutto perfettamente. Avete anche le luci qua posteriori per illuminare l'attrezzo. Adesso qua io abbasso l'attrezzo, vedete che la saracesca si apre e vi butta il liquame. Adesso qua magari vedete la velocità massima è questa qui. Adesso qua seleziono la botte e posso anche allargare la carreggiata in modo da pestare meno e posso anche sgonfiare le gomme in modo da non pestare troppo il terreno. Ed ecco qua la versione, diciamo, totalmente dispiegata con ogni singolo accorgimento per evitare di pestare troppo il terreno. Quindi devo dire che la botte non è affatto male, è veramente ottima, e se vi faccio vedere anche come si comporterebbe con un altro attrezzo. Andate a vedere, è compatibile anche con altri attrezzi. Questo qui ad esempio svolge la stessa funzione del quello di prima, solo che questo qui, oltre a entrare i liquami, mischia anche un po' il terreno, se lo prepara leggermente, quindi se volete usare questo qui per fare due robe in uno, nella realtà va bene. Invece poi volete solamente interare il liquame, dopodiché volete arare e poi applicare tutto quanto usate l'attrezzo di prima, che è come quello che abbiamo anche noi qui in Italia, un facsimile. Avete degli interatori che vanno in profondità, dopodiché lasciano il solco e iniettano il liquame. Questo invece coltiva direttamente e via. Anche ci sono anche altri attrezzi che potete usare, solo che quelle delle Seahorse non sono molto, diciamo, non sono molto adatti, sono grandi e quindi magari non va bene perché sono irreali. Vedete che il tubo qui non si collega bene, resta per aria e come in questo caso vedete, più o meno è così. Non farò proprio il tubo e si fa anche un po' schifo, ecco. Gli altri attrezzi qua che hanno i dischi sono praticamente in terreni come ad esempio ad esempio i campi di erba hanno bisogno di trattamenti senza magari distruggere troppo il terreno, fanno dei taglietti sulla superficie, mettono dentro il liquame e a posto. Vi lascio in descrizione il loro sito che potete vedere di cosa parlo, tutto quando potete avere delle informazioni in più. Link in descrizione di questa botte qui che trovate anche nel sito ufficiale, basta che andate qua fuori dal gioco. Mod, andate lì, cercate Kaweco sulle botti, è un nuove mod e siete a posto, cercate da lì, dopodiché arrivate il gioco e l'avete perfettamente. Avete questo qui e anche l'accessorio e niente, la botte non è male, è fatta molto bene, è da dire, ben curata, ben realizzata, tutto quanto molto, ha molte funzioni che a me piacciono moltissimo, cioè è bello avere una botte che magari si possa anche interagire tutto quanto. Però finché purtroppo un gioco non permette di fare tante altre cose, non che sia una cosa diciamo impossibile. L'unico problema è che dopo richiede computer potenti, ma la gente dice ah io voglio questo, voglio quello, ma non sono neanche capaci di far girare, non so, pull farming al massimo senza dover mettere i dettagli al minimo. Quindi niente, ho fatto questa piccola parentesi, la chiudo subitissimo e niente, siamo al prossimo test mode che sarà o il Fed 900 o il... Boh, non so, vedo cosa trovo perché sinceramente non so più che cavolo fare. Oltre alla mia serie non saprei che altro fare, vorrei fare altri video di altri giochi, ma purtroppo non ho la possibilità di farlo, purtroppo. Poi non so neanche se la gente me lo apprezzi o no, comunque io vorrei provare, ma fino ad ora non posso fare niente. Quindi niente, al prossimo testo modo, prossimo video ignorante. Continuate a seguirmi e grazie mille per i 5.028 iscritti, grazie mille. So che anche se non mi seguite tantissimo, lo apprezzo lo stesso che siete cresciuti così tanto, anche se a dirla tutta, però purtroppo questi 5.000 iscritti sono solo un numero che alla fine non mi cambia moltissimo, ecco.
Se 1000 persone seguissero i miei video, 1000-2000 sarei contento, ma purtroppo so di avere dei limiti, so di non poter fare molte e niente, vado avanti così e pazienza. Poi se troverò qualcos'altro vedrò cosa fare, vedrò se continuare o mettere, cioè, se mettere da parte o abbandonare, vediamo, non lo so neanche ora, io non so neanche cosa fare. Niente, se il gioco non si pianta, vabbè. Vabbè, alla prossima, ciao ciao!